Buonasera, sono Matteo Cutolo, vengo da Ercolano in provincia di Napoli e mi trovo a Minervio. Sono ospite della Pugel, che è la sede FIP per l'Emilia Romagna, e abbiamo preparato ieri e oggi, in due giorni di corso, dei dolci tradizionali napoletani, e in più abbiamo creato della biscotteria usando la stessa frolla che normalmente io uso per le pastiere. Quindi ho fatto vedere una polivalenza, quindi con la stessa frolla e unita anche a una frolla al cacao, come creare una diversità di biscotteria mignon. I dolci della tradizione napoletana sono il babà, le sfogliatelle nella doppia versione, sia della frolla che riccia, la pastiera e la caprese. E in questi due giorni, grazie anche al fruttuoso aiuto dei corsisti, abbiamo preparato un bel buffet di presentazione. Il corso doveva prevedere soprattutto lo studio e lo svolgimento di quelli che sono i dolci della tradizione campana, e poi ho visto l'interesse da parte dei corsisti soprattutto della frolla e quindi di quello che si poteva realizzare attraverso la biscotteria. Grazie alle due ricette che ho dato, quindi della pasta frolla gialla e della pasta frolla al cacao, che contengono entrambe, sono ricche di burro, una materia prima nobile, abbiamo trovato un'ottima simbiosi, perché abbiamo visto che si possono lavorare tranquillamente insieme, avendo anche in cottura la stessa temperatura, lo stesso tempo di cottura. E da qui quindi poi siamo partiti quindi a fare diversi tipi di biscotteria, e ho fatto presente che logicamente anche come inserimenti, quindi che possono essere marmellate, confetture, crema nocciola cacao, Nutella eccetera eccetera, possono essere tranquillamente utilizzate per aumentare la varietà e l'esposizione della biscotteria nel proprio negozio.